ma credo che le persone siano almeno quelle della crisi della morte. Comunque, se io sono nato il 16 agosto, non mi sento il dragone, sono un leone un po' scassato, non so che dire, cioè non ho tantina. Parlando con Getulio però e con il sindaco di Sant'Antonio, questa piccola intervista che avevano fatto a tre, il mio ricordo di Milano risultava essere la gabbia dei leoni ai giardini pubblici. Quando ero impaurito da questi leoni, che avevo paura che arrivassero fino al pianerottolo di casa mia per mangiarmi. Era una Milano bellissima, calma, chiara, pulita, elegante, si deve girare Carrazzi, deve girare Fumi, Savinio, e quel tipo di qualità progressivamente che è scomparsa, perché in questo momento Milano è una città violenta, di grandissimi problemi di degrado, d'altra parte tipici delle megalopoli. Per quanto riguarda l'arte, il design, l'architettura, sicuramente c'è una storia, una tradizione che poi si porta fino ad oggi, almeno nella sua qualità profonda. In questo momento credo che Milano e anche l'Italia, ma comunque in generale, le persone destinate alla creazione, all'inventività, soffrono di isolamento, cioè sono degli isolati. Anche a Milano siamo tutti isolati. Non si costituisce quel tipo di sinergia che permetta a 5, 10 o 30 persone di avere il desiderio di formulare un programma assieme. E pertanto è una condizione che io penso che passerà, ma in questo momento c'è, per cui gli architetti sono ognuno per conto suo, i designer sono ognuno per conto suo. Gli artisti, secondo me, sono ognuno per conto suo. Chi sono i possibili collettori artificiosi e magari burocratici che mettono assieme queste persone isolate? Sono, per esempio, una fiera come questa. Io non faccio del trionfalismo nemmeno su questa fiera. Certamente quest'anno di qualità rispetto agli anni precedenti, deve ancora fare i conti con le altre fiere italiane e poi con le fiere internazionali, però senza dire cose di questo genere, penso che il fatto che si radunino tante persone insieme e abbiano la possibilità di vedersi, di ragionare, di creare dei tipi di scintille o di energia, questa sia una cosa molto importante, cosa che succederà la settimana prossima anche per quanto riguarda il design, cioè con il salone del mobile, anche, e questo è importantissimo, questo ravvicinamento di date che permette di mettere sotto un unico calendario queste due grandi manifestazioni, è un buon auspicio, diciamo, perché qualche cosa a Milano si muova in funzione di questa martoriatissima Expo di cui ancora non si vede un principio logico se non legato alle lotte di tipo politico. Se io dovessi fare un augurio per Milano, proporrei Giacinto di Pietrantonio come assessore alla cultura. Grazie.